Pulcinella senza maschera, il comico dei sentimenti. Così veniva chiamato Massimo Troisi, che con un tocco di genialità naturale è riuscito a conciliare la forte identificazione regionale di un dialetto con un racconto universale. Il 19 febbraio di quest'anno avrebbe compiuto 70 anni e per l'occasione abbiamo deciso di raccogliere quelli che secondo noi sono i suoi gioielli cinematografici. Ecco allora i migliori film di Massimo Troisi. Perché Calesse? Mi piaceva, e poi si possono trovare tante cose con il Calesse. Si va piano, si va in uno, si va in due, ci sta pure il cavallo. In questo modo Troisi ha sempre spiegato la scelta del titolo, pensavo fosse amore invece era un Calesse, che, esattamente come gli altri film, nasconde una motivazione che va oltre la vicenda stessa. Sta di fatto che con questa storia dimostra che da Scusate il ritardo le riflessioni sull'amore sono diventate più mature e sfaccettate. Alla luce di questo, dunque, costruisce la storia di Cecilia e Tommaso, che, prossimi al matrimonio, sembrano trovare tutte le scuse possibili per non affrontare il passo. Prima le molte ex di lui infondono insicurezza in lei, poi una relazione della donna con l'improbabile Enea. Complice la magia bianca, però, i due ritrovano finalmente la strada della coppia. Nonostante questo, il matrimonio non sa da fare. Il film è un ritratto realistico ma sempre svolto con il tocco delicato tipico di Troisi, che in questo caso viene amplificato dall'incredibile colonna sonora di Pino Daniele, all'interno della quale risuona l'indimenticabile Quando. Per far arrivare i treni in orario, se vogliamo, mica c'era bisogno di nominarlo capo del governo, bastava farlo capostazione. Con questa battuta su Mussolini, Troisi è riuscito a fotografare alla perfezione l'atmosfera di questo film, che, staccandosi da tutti gli altri, ha rappresentato per lui una nuova strada espressiva. Mettendo da parte la sua quotidianità e le riflessioni sulle naturali imperfezioni dell'uomo moderno, con Le vie del Signore sono finite, Troisi porta tutto all'interno di un'altra epoca, dimostrando che i tempi passano ma l'amore rimane uguale. Camillo, il protagonista, è un barbiere che soffre di una malattia psicosomatica. Da tempo infatti ha perso l'uso delle gambe, ma non a causa di un incidente. Questo suo problema piuttosto è stato causato dalla delusione sentimentale conseguenza del rapporto con Vittoria, una ragazza francese che vive in Italia. Le prospettive però sono destinate a cambiare quando incontra Orlando, un ragazzo realmente paralitico che gli apre la mente su tematiche per lui nuove come la psicanalisi. Un percorso dunque dolcemente dolente e con un senso del romanticismo ottocentesco amplificato dalla collaborazione con Pino Daniele che firma la colonna sonora. Prima ancora che Robert Zemeckis viaggiasse nel tempo con Ritorno al futuro, Troisi aveva già compiuto un salto temporale nel cuore del Rinascimento. E non lo aveva fatto certo da solo, ma in compagnia di un amico particolare come Roberto Benigni. Così i due si ritrovano dopo una notte di temporali catapultati a Frittole nel 1400, quasi 1500. Ovviamente il riferimento è a Non ci resta che piangere, terzo film che Massimo Troisi firma come regista e con cui entra nel territorio di una comicità assoluta. E non sarebbe stato possibile altrimenti dividendo la scena con Benigni. I due, pur essendo portavoce di umorismi diversi, espressi attraverso assonanze dialettali che nulla sembrano avere in comune, ottengono un'armonia espressiva quasi miracolosa. Non ci resta che piangere è considerato ancora oggi come un compendio di comicità a cui attingere. E come potrebbe essere altrimenti, visto che le avventure di Mario e Saverio, accolti nella famiglia di Vitellozzo, vivono attraverso battute e situazioni indimenticabili. Dal «Ricordati che devi morire, mo me lo segno», passando per «Yesterday, bom bom», cantata da una giovanissima Amanda Sandrelli, per terminare con la lettera a Savonarola. Quando Il postino uscì nelle sale americane nel 1994 e arrivò la notte degli Oscar ottenendo 5 candidature, tra cui miglior film e miglior attore protagonista, la stampa americana lo salutò come un capolavoro. Quell'affermazione internazionale Troisi l'aveva tanto cercata, ma non era riuscito a goderne. In effetti, come è noto, il percorso del postino è legato a doppio filo con quello personale di Massimo. Particolarmente provato dalle sue condizioni di salute sempre più critiche, avrebbe dovuto evitare lo stress e gli sforzi del set in attesa di sottoporsi a un trapianto di cuore. Nonostante questo però, Troisi decide che quel film vuole farlo e così si è fatto affiancare da Michael Radford, che di fatto firma la regia. Ma da dove nasce la storia raccontata nella pellicola e soprattutto come è arrivata alle orecchie di Troisi? La vicenda ha attratto la sua curiosità pagina dopo pagina mentre stava leggendo il romanzo Il postino di Neruda di Antonio Scarmeta. Rimane completamente rapito dalla semplicità formale della vicenda e dalla sua complessità di sentimenti. In particolare l'amicizia tra Mario, un semplice postino di Procida, e Neruda, il famoso poeta cileno in esilio, tocca delle note di delicatezza umana veramente alta.
Dopo il grande consenso del suo primo film, Troisi ci riprova con Scusate il ritardo, riuscendo addirittura a migliorare se stesso e mettere ancora più a fuoco il suo stile narrativo. In questo caso, al centro della storia, ci sono i diversi tempi dell'amore e la sincronia dei rapporti di coppia. Non è un caso dunque che il personaggio di Tonino, interpretato ancora una volta da Lello Arena, sia affranto per una delusione sentimentale. Lasciato dalla sua fidanzata, non fa altro che ossessionare l'amico Vincenzo, Massimo Troisi, con i vari ragionamenti sulle motivazioni che hanno portato alla rottura. Dal canto suo, Troisi si riserva il ruolo di un giovane disoccupato deciso a non assumersi troppe responsabilità, almeno fino a quando nella sua vita non entra Anna, un'ex compagna di scuola della sorella. In quel momento l'amore prende il sopravvento, ma nonostante questo sembra non bastare. Negli anni Ottanta, dopo il grande successo televisivo con La Smorfia, Troisi decide di fare il salto di qualità con il suo esordio al cinema. Scrivere sketch brevi non lo soddisfa più. Sente dentro di sé di poter fare molto di più estendendo la sua visione comica su una storia dal respiro più ampio. Per questo motivo tenta il tutto per tutto e scrive la sceneggiatura di Ricomincio da tre. È il 1981 quando il napoletano diventa di diritto una lingua cinematografica. Ricomincio da tre è un successo assoluto di pubblico e critica, tanto che Troisi ottiene il David per le categorie miglior film e miglior regia. Un trionfo che si deve proprio a quel senso di onestà e veridicità artistica che sarà sempre la cifra narrativa di Troisi. Per tratteggiare il carattere del protagonista Gaetano, infatti, prende spunto proprio dalla sua realtà, partendo dalla semplicità del paese per descrivere il desiderio di partire e ottenere qualcosa in più rispetto alla vita provinciale. In questo caso la destinazione è Firenze, ma la sua non è un'emigrazione, come Gaetano ci tiene a precisare, quanto una sorta di esplorazione. Perché avendo già famiglia, lavoro ed amici, non intende certo ricominciare da zero, piuttosto da tre. Ed è proprio da questa battuta che nasce il titolo del film. Ma qual è il vostro film del cuore di Massimo Troisi? Fatecelo sapere nei commenti.